Ciao ragazzi, buonasera e benvenuti alla botteguccia dei sigilli. Zombie, un manuale di sopravvivenza. Se volete capire al dettaglio da tutte le caratteristiche, diciamo, fisiologiche degli zombie, alle armi, tutti gli ambienti in cui si può combattere, le tecniche di sopravvivenza, di fuga, di ricostruzione, siete nel posto giusto alla botteguccia dei sigilli questa sera, una puntata che ovviamente va dal goliardico ma anche al satirico, perché sapete che il Teo Crackapar non riesce a stopparsi di fronte alla possibilità, ecco, di metterci dentro qualche contenuto in più. Ma come siamo messi? Zombie, manuale di sopravvivenza completo. L'attacco apocalittico ha avuto effetto. Gli umani e gli zombie, per certi aspetti, sono tutti uguali, soprattutto nel modo in cui, nel mondo in cui viviamo. È difficile riconoscere la realtà, considerando anche tutto ciò che avviene con i media, quello che viene raccontato, tutte le emergenze, tra virgolette. Fin tanto che gli attacchi, vedremo, non sono di livello 3 o superiore, abbiamo sostanzialmente un 4 livelli di attacco principale, un attacco molto limitato, quindi 10 o 20 individui per lo più che sono tornati dalla morte, come livello 1, un livello 2 non più di 100, un livello 3 già che diventa grave e fondamentalmente può far partire con almeno un migliaio di individui una vera e propria epidemia che va a conquistare le città e anche gli stati, e poi il livello più alto sarà quello del mondo dei non morti. Fin tanto che siamo a un livello basso, diciamo, o che ci teniamo fino al livello 3, riuscendo a contenere, sembra essere possibile arginare. Ovviamente non è così facile mettere in quarantena un'intera città, anche perché i morti viventi non sono umani dormienti, ok? Che con un raffreddore li si possa chiudere in casa in maniera eccezionale, ma sono effettivamente morti viventi. Non patiscono ferite, non dubitano dell'autorità costituita, in realtà questo non lo fanno neanche i dormienti, però semplicemente vanno avanti per inerzia. Loro devono mangiare anche se non si possono nutrire e sono abbastanza difficili da arginare. Oltretutto ci troveremo in un mondo in cui gli umani dormienti o aggressivi, il telespettatore medio, quello che segue varie risoluzioni religiose che li porta a pensare che i morti non debbano essere eliminati, insomma, questioni relative alla spiritualità, eccetera, rimangono effettivamente non infetti, ma indecisi e sono un pericolo grave al pari degli zombie, come lo saranno anche i razziatori. Il vantaggio diciamo, di questo gregge in cui si può vivere è che molte delle dinamiche, insomma, che vengono seguite, insomma, dal gregge degli zombie sono uguali praticamente a quelle del gregge di oggi, quindi sono poco reattivi e orientati al consumo, nella fattispecie orientati al consumo della nostra carne. Tutte le alternative che verranno date dai media, fasulle, le bugie, le questioni sociopolitiche inventate, eccetera, saranno sostanzialmente simili a quelle che viviamo anche oggi, e ci sarà una possibile risposta della comunità, insomma, divisa in poche persone decise e tantissime persone che diventeranno pasto per gli zombie. Ecco, il manuale di stasera, e siete nel posto giusto, è quello di farvi diventare non soltanto delle persone decise, ma anche delle persone estremamente preparate alla situazione. Ecco, perché le emergenze che possono trasformare una grossa quantità degli esseri umani là fuori in persone aggressive nei confronti di quelle poche persone sveglie col tocco sulla realtà, beh, insomma, le stiamo vedendo e non sono poi poche. Ma veniamo agli zombie.
qual è l'origine? È una maledizione? Dobbiamo toglierci dalla testa queste cose qua, l'ira di Dio, eccetera, anche citate nei film di Romero, eccetera. È probabile, viene raccontato, insomma, attraverso i media, in alcuni film o quello che viene studiato, che le possibili origini siano fondamentalmente due. Uno è il virus chiamato Solanum, una delle possibili cause del ritorno in vita dei morti. L'altro è un'ibridazione fra la rabbia, un tipo di malattia che sembra proprio non potersi eradicare, e l'AIDS. Ovviamente, siccome abbiamo un sacco di simpatiche ditte che al soldo dei potenti producono ibridazioni strane di virus che poi magari tolgono l'olfatto, eccetera, che possono avvicinare, insomma, non è difficile, ecco, avere delle situazioni del genere. Facilitato sia il Solanum che questo virus dalla riduzione intellettiva media sulla popolazione, riduzione intellettiva media o sensoriale indotta dalle cosiddette terribili pandemie di raffreddore and company, no? E quindi una riduzione intellettiva decisamente elevata, e qua vediamo degli esempi tipici della riduzione intellettiva media dell'essere umano. Ma che cosa fa questo virus che crea gli zombie? Attacca il cervello vivo, innanzitutto, necessita di una circolazione per arrivare effettivamente al cervello, non esiste al momento una cura, proprio in effetti come la demenza degli umani dormienti, è molto difficile trovare una cura, e vanno soppressi distruggendo direttamente il cervello, eventualmente staccando la testa. Ma queste sono cose che più o meno uno sa, no? Però attenzione che staccando la testa dal corpo si ottiene in realtà una testa ancora viva. Quindi in realtà una testa che può ancora mordere. L'attecchimento è assai più efficace sui cervelli basilari, cioè già ottusi all'origine. Abbiamo fatto vedere qualche esempio di cervello basilare e già ottuso all'origine. Esistono infatti casi di morsi a persone che non avevano ricevuto dosi enormi di prodotti sanitari durante la propria vita, che sono morti a seguito di un morso di zombie, ma non sono resuscitati. Quindi in qualche maniera sembra che la società in cui viviamo stia facilitando, okay, l'arrivo di un'epidemia di questo genere. Ma al di là, ragazzi, veramente della satira e della goliardia, vedrete che questa sera vi fornirò veramente al dettaglio tutte le liste, insomma, di sopravvivenza, tutto ciò che bisogna fare, dove e come. Quindi se davvero volete sopravvivere a un'epidemia di qualsiasi genere in cui la gente è da fuori di matto, indipendentemente dagli zombie, ma soprattutto per gli zombie, questo è il punto, è il posto e il momento giusto, qua su Crack Apart YouTube. Nell'arco di 24 ore il virus sostanzialmente uccide, e in tempi quindi velocissimi, sotto addirittura le 24 ore, distrugge le funzioni fisiche primarie, spegne il cervello, l'abbiamo già visto, e la riaccensione però in questo caso del cervello fa ripartire l'uomo praticamente soltanto con la necessità, con l'istinto primordiale del consumo, guarda caso, e quindi di venire ad azzannarci. Perché queste comparazioni che io ho fatto prima di partire effettivamente con l'analisi? Perché effettivamente la comparazione fra zombie e umano dormiente si fa in automatico, insomma, sembra essere abbastanza evidente. Per fortuna il virus non ha alcuna trasmissione interspecie, quindi il pangolino, il cane, il cavallo non diventeranno zombie. Evidentemente non hanno un substrato, come dire, culturale o intellettuale da poter essere aggredito. È impossibile intervenire in alcuna maniera sulla trasmissione una volta avvenuto il contagio. Si potrebbe eventualmente, come ci hanno fatto vedere dei film, tagliare un braccio, ammesso che il morso arrivi su un, venga portato su un braccio, ma se ti mordono evidentemente al collo non c'è alternativa. La terapia al momento non esiste, non esistono antibiotici che funzionino, così come sostanzialmente è impossibile intervenire sul rincoglionimento del gregge. Andiamo a vedere le facoltà primarie di un morto vivente, perché ci saranno estremamente utili per organizzare una difesa, almeno quelle che ci interessano. La vista.
hanno una vista sufficientemente acuta, sono sicuramente i nostri movimenti fluidi e quindi più liberi rispetto alla massa che ci permette, che gli permette di identificarci, spesso come accade anche del resto con i dormienti che guardano le persone sveglie. Per esempio, ci sono casi in cui calciatori o persone del genere siano prede più ambite, o comunque gli sportivi che hanno un movimento estremamente libero rispetto a quello di inoccolato degli zombie. L'udito è più o meno sviluppato come quello degli esseri umani, con la differenza che mentre noi ci basiamo principalmente sulla vista, gli zombie tendono a basarsi facilmente su tutti gli organi di senso assieme. Il gusto non è pervenuto, probabilmente perché è stato attutito, come viene attutito anche nella gente da anni e anni, di cibo spazzatura, per esempio di questo genere, ma lo legheremo anche a qualche cos'altro. Sembrerebbero avere in particolare un olfatto estremamente più sviluppato e una sorta di sesto senso per la preda, gli zombie. Ecco, questa è una cosa che li divide assolutamente dagli esseri umani dormienti, che di sesto senso proprio non ne hanno assolutamente più. Guarigione: non esiste rigenerazione, però la decomposizione è molto variabile, quindi uno dice potremmo aspettare che si decompongano tutti. In realtà no, sono lenti, non sono particolarmente abili a darci la caccia, ma prima effettivamente di decomporsi le cose si farebbero veramente gravi, tanto più che il consumo eccezionale di alimenti con dentro tutte queste belle paroline che iniziano per E o altri esempi, o per esempio tutta questa simpatica, incredibile categoria funzionale di additivi alimentari ammessi negli alimenti, hanno già sviluppato oggi un incredibile allungamento del tempo di decomposizione dei cadaveri. Questo è assolutamente vero in tutte le nazioni e in particolare si vede di più negli Stati Uniti. Quindi attenzione ad attendere la decomposizione, perché potrebbe essere un'attesa veramente, veramente lunga e sostanzialmente non efficace. La riproduzione: non esiste praticamente alcuna riproduzione degli esseri umani tramutati in morti viventi. Sostanzialmente non hanno la possibilità di riprodursi facendo sesso. È una cosa in realtà che sta andando in ribasso per vari motivi anche in questo periodo storico, però per loro evidentemente non è proprio possibile. Ci sono dei casi di celebrazione teorica di persone che si sono già schierate nella possibilità di andare a fare una sorta di celebrazione del Pride del non morto, ma non si può evidentemente andare a immaginare che delle persone sane di mente possano effettivamente pensare di fare sesso con degli zombie. In ogni caso, i liquidi all'interno di un corpo di uno zombie sono talmente diventati sostanzialmente solidi da non permettere sostanzialmente, questo è quello, evidentemente qualcuno di quelli lì ci ha provato a fare sesso con uno zombie e ci ha dato queste informazioni. La forza, quindi le caratteristiche fisiche degli zombie, la forza è grosso modo simile a quella umana, con una potente possibilità di lacerazione dei tessuti nel caso in cui tentino di aggrappare. Però attenzione che la loro resistenza ha dimostrato che effettivamente barriere che avrebbero tranquillamente resistito a 4-5 umani in preda di stanchezza, in realtà possono cedere tranquillamente sotto i colpi reiterati senza stanchezza di uno zombie che va avanti per giorni e giorni, quindi uno zombie singolo, quindi è molto pericoloso. Ovviamente, come lo sappiamo, come vediamo dai film, eccetera, la velocità e l'agilità, così come il sesto senso, così come molte cose che riguardano il gregge, diciamo, degli umani dormienti, è estremamente ridotta. La velocità e l'agilità sono estremamente ridotte a causa intanto della scarsa coordinazione mano-occhio, ok? E di tutte le connessioni neurali labili e rese ancora più labili da anni e anni e anni di martellamento mediatico. Quindi fondamentalmente anche in questo caso gli zombie e gli umani dormienti, che potrebbero essere dei futuri pericoli alla pari nel momento in cui scatta il mondo dei non morti, ecco, sono sostanzialmente parificati. Ugualmente
apparirebbero l'intelligenza, le emozioni e le memorie proporzionali sostanzialmente all'origine, cioè al prima del trapasso e del risveglio. Questo teoricamente rende tanto meno reattivi i non morti quanto più erano dormienti gli originali, che probabilmente saranno molto più facilmente quelli che cadranno sotto le mandibole dei nostri morti viventi. La comunicazione. Allora, la comunicazione dei non morti è fatta sostanzialmente di ansimi e di versi. Non c'è una vera e propria comunicazione, diciamo, fra elemento ed elemento per formare una sorta di attacco in massa. Bisogna però considerare, lo vedremo anche nel momento in cui dopo tratteremo delle dotazioni necessarie alla resistenza, che la guerra psicologica, la vera e propria guerra psicologica portata dal gruppo di zombie che fa rumore attorno alla vostra casa può diventare logorante, ok, a livello mentale, per cui è estremamente importante. Ma del resto questo accade anche quando andate al supermercato piuttosto che a un bar e ascoltate tutte le stronzate relative allo sport, per esempio tutte le inutili chiacchiere, per cui attenzione, anche lì potreste incominciare ad abituarvi a portare i tappi nelle orecchie, che saranno una delle dotazioni importanti. Le dinamiche sociali. Le dinamiche sociali praticamente vedono gli zombie avere un'aggregazione semplicemente per il senso del termine gregge, senza motivazione, come abbiamo detto, se non il nutrirsi, anche se il nutrirsi non gli porta nessun valore aggiunto, è semplicemente un istinto, ok, storico. E quindi la loro tendenza è quella di continuare a essere attivati dalla necessità di consumare. Ce li hanno fatti vedere nei centri commerciali, dobbiamo immaginare, come è stato detto effettivamente, che essendo così importante la spinta al consumo e al materialismo dell'essere umano, perché non debba essere diversa dopo aver contratto il Solanum o in generale il virus ibrido che può generare questo tipo di trasformazione. Ma del resto ci siamo anche molto molto abituati. Un'altra cosa degna di nota è che sono non addomesticabili, quindi questo è un punto in realtà che noi dovremo imparare molto bene a gestire, perché nella realtà dei fatti noi viviamo in un mondo in cui invece la domesticabilità, ok, del dormiente medio è estremamente alta. Fatto puntate sul Tavistock, controllo mentale, eccetera, se volete andate a recuperarvele sul canale Crack Apart, però questa è una differenza evidente, non c'è modo di addomesticare gli zombie, per cui questo è un dettaglio da tenere decisamente sotto controllo. Arriviamo a quella che è la parte tecnica, ok, del nostro manuale, dopo aver introdotto il nostro nemico, quindi contro quello contro cui dobbiamo combattere, senza dimenticare che si aggiungeranno anche gli sciacalli, quindi gli esseri umani svegli ma nella condizione di vivere una vita da aggressori degli umani svegli ma non infetti, e poi tutti i dormienti invece, che probabilmente saranno più facilmente preda. Arriviamo al manuale, quindi alla parte del manuale tecnica. Le armi. Dobbiamo farci delle domande primarie quando decidiamo di usare delle armi che non siano, per esempio, delle armi da fuoco. Dobbiamo chiederci, siccome noi dobbiamo eliminare il cervello, sfasciare il cranio, eccetera, è un'arma che può sfasciare un cranio in un colpo solo? Se no, può decapitarlo in un colpo solo? Domanda numero due importante. 3. È un'arma maneggevole? Perché non dobbiamo sottovalutare la questione dell'abilità che è necessaria per poterla utilizzare. È un'arma sufficientemente leggera, perché ce la dovremo portare in giro e dovremo affrontare probabilmente molti scontri, soprattutto se siamo in fuga o se ci stiamo difendendo sulla strada andando a cercare risorse. È un'arma resistente, quindi attenzione qui alle armi, diciamo, storiche, eccetera. È molto importante che la resistenza ed eventualmente, punto numero 6, la manutenzione e l'oggettistica necessaria, accessoria a queste armi, siano, come dire, reperibili e siano effettivamente da svolgere con una discreta facilità o comunque con una conoscenza che possa essere affinata in tempo
abbastanza veloce. A maggior ragione dobbiamo considerare delle armi se avranno la necessità di accessori particolari, per esempio come il carburante. Vedremo che la maggior parte delle armi che necessitano carburante non sono in generale delle armi estremamente utili per questo tipo di combattimento. Con le armi è necessario esercitarsi, ragazzi, esercitarsi. Quindi parola d'ordine fondamentale, armi che possano essere anche esercitate non soltanto nell'utilizzo, ma armi che debbano essere esercitate anche nella cura e nella manutenzione, che possono essere mantenute addirittura al buio, perché non sapremo quando l'energia elettrica e le cose, insomma, che ci permettono di mantenerci alla luce non vengano ridotte semplicemente alla luce del sole. La cura delle armi e di se stessi, quindi con un allenamento fisico importante e quindi con l'eliminazione di tutta una certa quantità di abitudine a fare per esempio questa vita qua, quindi vita da shopping center, devono essere in qualche maniera allontanate dalle nostre necessità, altrimenti potremmo essere carne per zombie in maniera estremamente veloce, ok? Questo è importante. Combattimento ravvicinato, ragazzi, armi da combattimento ravvicinato e in generale combattimento ravvicinato è da evitare a tutti i costi, nel senso che nella maggior parte dei casi, così come è facile sfuggire a un'inutile discussione di un dormiente là fuori, che oggi è l'esempio più vicino, come ho già detto, agli zombie, è più facile corrergli attorno, ok? Cercare di evitarli. Nella maggior parte dei casi, se possiamo evitare il combattimento ravvicinato che ci porrebbe troppo vicini all'essere aggrappati, graffiati e poi morsi, è molto più facile evitarli. E arriviamo a questo punto a quelle che sono la prima tipologia delle armi fondamentali, ovvero le armi contundenti. Ok, le armi contundenti sono sicuramente la prima cosa che ci verrebbe in mente. Io non tratterò questa sera quelle armi di fortuna, nel senso che un amico giustamente mi ha suggerito il blaster, potrebbe essere un'arma di fortuna. Seguendo le regole che abbiamo detto di manovrabilità, di leggerezza, di resistenza, eccetera, dobbiamo chiederci nel caso di armi improvvisate quali potremmo usare. Per quanto riguarda quello che è disponibile come armi contundenti, bisogna soprattutto stare attenti alla distanza da cui bisogna agire. Ci sono diverse armi che possono essere utilizzate, ma molte di queste armi, soprattutto per il peso e per la distanza che è necessario utilizzare nell'ingaggio al nemico, non risultano come una semplice sbarra, per esempio di metallo o qualsiasi tipo di mazza, eccetera, potrebbero non risultare estremamente utili se non eventualmente per recarsi in altri paesi a bastonare la gente, ma gli zombie evidentemente bisogna che distruggiamo il cervello, quindi questo non è un punto, diciamo, d'onore. Soprattutto uccidendo degli zombie non andremo a far parte del Consiglio del Parlamento Europeo, insomma, quindi non ci verrà dato questo premio. Tutte le armi medievali bisogna considerarle in funzione della possibilità che siano state ricostruite al giorno d'oggi, quindi ancora una volta la loro leggerezza, resistenza e effettiva forza utilizzabile per poterle manovrare. Sicuramente fra tutte le armi, quella che viene considerata l'arma forse più efficace delle armi contundenti è sicuramente il piede di porco, che ha tre vantaggi fondamentali. Primo, è sufficientemente lungo e spesso un po' più lungo delle mazze ferrate o mazze chiodate di ogni genere. Secondo, ne esistono, come quello che vi sto facendo vedere, degli esempi in acciaio, degli esemplari in acciaio e carbonio che ne riducono il peso decisamente. Terzo, possono essere utilizzati per andare a picchiare, per andare a distruggere il cranio di uno zombie e poi fare un rapido movimento pam circolare per aprire completamente la testa dello zombie attraverso appunto il cosiddetto piede di porco. C'è oltretutto un vantaggio aggiuntivo da non sottovalutare assolutamente nell'utilizzo del piede di porco, e che
vedremo che il piede di porco è anche uno di quegli elementi che, salvo la difesa in casa, sia nelle situazioni di fuga, che nelle situazioni di attacco, che nelle situazioni di andare a cercare risorse in zone molto pericolose come quelle urbane, come nelle tutte le situazioni di difesa o di ricerca di una nuova zona in cui praticamente ricostruire, il piede di porco viene consigliato come elemento di dotazione assoluta, ok? Tra quelli che sono le risorse, lo vedremo anche dopo, perché vi farò vedere un piccolo elenco. Arrivando a quelle che sono le armi da taglio, bisogna stare attenti, stessi discorsi che abbiamo fatto finora per quanto riguarda la lunghezza e la maneggevolezza, ma qui si aggiunge anche una questione relativa alla tecnica. Non dobbiamo sottovalutare che per esempio le armi sia da taglio che contundenti, come le asce, hanno tendenzialmente una devono imporre una distanza dal nemico che è piuttosto bassa, o nel caso di elementi molto grandi come le asce antincendio più lunghe, evidentemente non sono molto maneggevoli e risultano estremamente faticose nell'utilizzo continuativo, anche se rimangono, come dire, se non si rovinano in maniera facile. Per quanto riguarda le armi, le lame lunghe professionali, per esempio, io vi faccio vedere semplicemente il fioretto, ma poi ce ne sono tantissime. Purtroppo queste prevedono una capacità di utilizzo estremamente professionale, e quasi l'unica maniera di utilizzare il fioretto o armi simili sarebbe quella di riuscire a centrare direttamente il bulbo oculare dello zombie, cosa che viene fatta da dei professionisti con un rapido movimento circolare per andare a distruggere il cervello, ma capite da voi che non è un'arma particolarmente utile da scegliere. Ben più utile, evidentemente, fra le armi da taglio lunghe, evidentemente, sebbene preveda anch'essa una grande utilità, e lo vediamo anche nei telefilm, eccetera, è ovviamente la katana, ma prevede un'abilità eccezionale, o perlomeno una come dire, un allenamento giornaliero per mesi prima di poter effettivamente utilizzare una katana al meglio, soprattutto in una situazione di combattimento ravvicinato, magari con più zombie in una volta. Sicuramente fra le armi migliori che vengono considerate, insomma, fra le armi da taglio, il gladio romano, che ha una lunghezza media e una maneggevolezza diciamo estremamente alta nei combattimenti che vengono comunque sconsigliati, quindi nel corpo a corpo più vicino, è una delle armi migliori, ma soprattutto è anche un'arma che può essere facilmente portata alla cintura, e quindi può essere un'arma da taglio estremamente utile, così come possono esserlo, ma questo è veramente l'estremo ricorso, quelli che sono i cosiddetti pugnali da trincea. Qua ne vediamo uno, e in particolare i pugnali da trincea, così come i coltelli corti, hanno voglio dire, la necessità di salvarvi la vita nel caso di un combattimento estremamente ravvicinato, andando direttamente sulla tempia o anche sulla fronte dello zombie, ma hanno anche il vantaggio di procedere a di proteggere il pugno e di poter eventualmente infierire direttamente in modo ravvicinato su uno zombie che vi sta attaccando, infliggendo già dei danni che in alcuni casi, in funzione della decomposizione dello zombie stesso, potrebbero portare a un danno anche definitivo. Attenzione a quelli che sono gli schizzi di sangue, che possono essere comunque pericolosi per un'infezione nel momento, per esempio, in cui penetrassero all'interno del bulbo oculare. Le armi da lancio, le frombole, le fionde, gli shuriken, quindi le stellette ninja per intenderci, i coltelli da lancio, queste sono tutte armi che evidentemente prevedono una
capacità tecnica estremamente elevata, un allenamento estremamente specifico e soprattutto nella maggior parte dei casi non riescono fisicamente ad andare a bucare la parete cranica di uno zombie che nel momento in cui è praticamente parificata a un dormiente della massa normale è uguale a quella degli esseri umani, quindi a meno che non sia già in forte decomposizione. Quindi fondamentalmente risultano sconsigliate se non definitivamente inutili. L'arco compound, l'arco professionale o la balestra, io le metto nello stesso gruppo semplicemente perché trovo la balestra essere un pochettino più utile in termini di mira, modello arma da fuoco, però contemporaneamente è estremamente pesante e soprattutto ha bisogno di una faretra comunque molto fornita di dardi per essere utilizzati, così come l'arco prevede una professionalità e anche un certo sforzo fisico, a parte gli archi compound moderni che sono molto leggeri, ma che comunque vi mettono nella condizione di porvi in una posizione molto vulnerabile nel caso in cui uno zombie dovesse attaccarvi di colpo e voi non abbiate direttamente l'utilizzo almeno di un'altra mano libera, ok? Quindi da questo punto di vista io credo che l'unica arma che ho inserito nelle armi fra virgolette da lancio o da colpo a distanza è evidentemente la classicissima balestra a una mano. Ecco, in questo caso la balestra a una mano è decisamente qualcosa di molto 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 interessante da utilizzare e la pesantezza dei dardi è estremamente limitata. Tra l'altro può essere costruita con facilità con anche in maniera artigianale, con un pezzo di legno levigato, delle mollette forti, delle semplici mollette forti però in metallo legate sul pezzo di legno con del caucciù o della gomma da camera d'aria in modo che siano assolutamente fissate in maniera efficace. Dopodiché si va a prendere, avete presente i ferri degli ombrelli, ok? Si possono andare a ripiegare sul davanti e fissare a quella che è la gomma ancora una volta del caucciù fissato alla molletta e dei singoli ferri degli ombrelli possono essere utilizzati per andare a sparare direttamente in questa maniera con una balestra fatta in casa. Questo è un suggerimento datomi dall'amico Antonio che oggi mi ha detto: ah Teo, questa cosa qua è una cosa estremamente facile da fare in casa, io ve la suggerisco. Effettivamente con un pochettino di capacità di manutenzione eccetera è un oggetto che può essere insomma la soluzione all'ultimo minuto per avere una balestra a una mano qualora non l'abbiate comprata per tempo. Siamo arrivati ovviamente a quelle che sembrano essere, a causa del mondo in cui viviamo, un mondo anche molto come dire americanocentrico e in generale anche nella storia italiana con quelle che sono i malfattori eccetera, viene considerato il mondo per eccellenza, no, dell'aggredire gli zombie, cioè teoricamente il mondo delle armi da fuoco. Scopriremo che in realtà il mondo delle armi da fuoco non è assolutamente il mondo definitivo, o perlomeno esistono talmente tanti tipi di armi che in realtà scegliere quella giusta in funzione del fatto che non siamo in difesa, in fuga, oppure in ricostruzione di una zona franca contro gli zombie o contro qualsiasi gruppo di pecore che ci aggredisce, non è così immediato. Ci sono delle armi che a noi potrebbero sembrare estremamente utili, ma che in realtà utili non sono per vari aspetti tecnici. Adesso ne facciamo un piccolo elenco con delle rappresentazioni grafiche veloci che vi diano almeno idea di quelle che potrebbero essere le armi più facili o più utili, dipendentemente ovviamente da quella che è la nostra legislazione e da quella che è la reperibilità. Alcune di queste ovviamente hanno una reperibilità molto bassa. Le armi da fuoco, come ho detto, vanno scelte in funzione del fatto che noi stiamo fuggendo, stiamo attaccando o siamo in difesa. Dobbiamo considerare la pesantezza dell'arma, comunque dobbiamo considerare lo spreco di colpi, dobbiamo considerare l'esperienza necessaria, la concentrazione necessaria a portare a termine un colpo, perché non dobbiamo sparare all'impazzata come Rambo, ok? Dobbiamo centrare la testa e il cervello.
il rumore che attrarrà tanti altri zombie e la spinta alla precisione data dalla somma di tutti questi elementi che ci daranno, come dire, la sicurezza e la concentrazione necessaria di andare a colpire. Ok, adesso facciamo un piccolo elenco di quelle che sono le armi esistenti, ovviamente assolutamente non esaustivo, ma limitato a quelle che sono le nostre necessità di affrontare un gregge, ok, che ci vuole aggredire, ma che possono essere utili. Partiamo da quella che sembrerebbe essere il re delle barricate, ok? L'arma più pesante, più aggressiva che si possa immaginare, il classico mitragliatore pesante, utile sia in trincea che alla difesa di sbarramenti, ok, tattici. Probabilmente una delle armi peggiori esistenti, perché a meno che non siamo all'interno di un mito cinematografico alla Rambo, ragazzi, è poco pratico, è pesante, si scalda molto. Spesso ha bisogno di un cavalletto, perché va bene tutto, ma Rambo con quello che è il laccio poi di proiettili a tracolla è Rambo, ok? Non siamo noi. La possibilità di andare in fuga con quest'arma o di attaccare in maniera efficace senza staccarsi è ridottissima. Ma soprattutto il rapporto fra colpi sparati e zombie uccisi è decisamente limitato. La scarsezza, insomma, dei colpi alla testa può essere utile per i fuochi di sbarramento in difesa, ma sicuramente è impossibile per la difesa personale, al di là appunto di quello che il cinema potrebbe suggerirci. Il discorso rimane abbastanza immutato, anche se leggermente diverso, per quello che è il fucile mitragliatore. Io ovviamente vi porto un classico esempio estremamente inceppabile, vedete, c'è scritto fatto con orgoglio negli Stati Uniti, il Thompson calibro 45, ovviamente un pochettino più utile negli spazi stretti, soprattutto se decidiamo di utilizzarlo sparando dalla spalla, ok? Mai pensare di sparare come la sventagliata da mafioso, ok? Perché sprechiamo un sacco di colpi e non ci servirà a niente. Peccato che molti di questi fucili mitragliatori abbiano una manutenzione un pochettino più difficile, e in particolare questo orgoglio degli Stati Uniti, questo Thompson calibro 45, è uno dei fucili nella storia più facili a incepparsi. Quindi sicuramente una scelta non delle migliori, a meno che non siamo appunto ancora una volta in difesa o in soppressione. Sicuramente non in fuga o difesa personale. Lo stesso discorso vale più o meno per i fucili d'assalto. Qui abbiamo quel fucile d'assalto che strettamente i Viet Cong buttavano via, preferendo altre armi di fattura russa piuttosto che armi fatte in casa. L'M16, molto male, arma che non aggiunge una grande gittata in realtà a quello che è il fucile mitragliatore, e che sostanzialmente contemporaneamente ci costringe ad avere il solito rapporto colpi efficacia estremamente basso. Se vogliamo scegliere, o se siamo costretti a scegliere un'arma di questo genere, è consigliato utilizzare la versione che invece viene, come dire, scelta purtroppo, tristemente, in maniera molto più efficace, che è la K-47 tipo 2, decisamente meno inceppabile e più preciso del corrispettivo M16. Arriviamo a delle armi, stando nei fucili, che sono decisamente più efficaci, nel senso che i fucili a leva, oppure i bolt action o i fucili da caccia, sia per il loro funzionamento tipico, quindi leva, apro e inserisco proiettile, sparo colpo singolo, costringono a un'attenzione estremamente più elevata l'utilizzatore, e quindi tendenzialmente
sono fucili che costringono a una concentrazione che farà migliorare l'utilizzo degli stessi contro gli zombie, per cui noi abbiamo bisogno di precisione ed efficacia, non abbiamo bisogno di fuoco di sbarramento. Due esempi estremamente efficaci sono il Mauser Carabiner 98K, fucile tedesco della Seconda Guerra Mondiale, ma anche rifatto, che è quello che state vedendo in questo momento, vedete, fucile a leva, così come il corrispettivo inglese Lee Enfield, anch'esso fucile a leva largamente utilizzato durante la Seconda Guerra Mondiale, che costringe quindi col colpo singolo a essere estremamente attenti a quello che facciamo. Se andiamo a considerare i fucili a colpo singolo di tipologia fucili da caccia, beh, in questo caso saremmo addirittura ancora più facilitati, semplicemente perché le munizioni dei fucili da caccia, specialmente nei paesi guerrafondai come gli Stati Uniti, molto più di quello che siamo noi, evidentemente sono molto più reperibili. Questo è sicuramente un fucile più utile per quanto riguarda la difesa anche ravvicinata o pseudo ravvicinata dagli zombie, per quanto la gittata sia molto lunga e quindi facile da utilizzare anche con mirino telescopico, tutti questi fucili anche a distanza. Quello che viene considerato il fucile migliore, probabilmente perché costringe contemporaneamente all'attenzione, all'espulsione automatica del caricatore dopo un certo numero di colpi, che va immediatamente rifornito con un altro caricatore che è facile portare in una sacchetta e può essere utilizzato con le baionette, sono le tipologie dei fucili semiautomatici come l'M1 Garand, la carabina M1 per esempio, o la tipologia cinese, il Type 56, questa è la carabina M1. E adesso vi faccio vedere il Type 56 cinese. Ce ne sono molti, ma come ho detto possono essere utilizzati con le baionette qualora ci si trovi in condizione di pericolo ravvicinato, hanno l'espulsione automatica del caricatore e costringe quindi con precisione e concentrazione l'utilizzatore, perché sei limitato per esempio a un caricatore da 6 colpi e devi essere più efficace possibile. Non sottovalutate mai la distanza dagli zombie, ok? Così come non lasciatevi andare al fascino delle doppiette, ok? O dei fucili a canna liscia. Questi fucili fanno un sacco di danno ravvicinato, sono estremamente adatti a quelle che sono, insomma, le condizioni. Ho sparato col fucile a pallettoni, queste robe qua, anche con scene papà di ricarica con un braccio solo, estremamente Texas style. Però nella realtà dei fatti, contro uno zombie, a meno che non vogliamo liberarci di 3 o 4 zombie con una rosa di pallini o con un calibro 12 a distanza veramente ravvicinata con una doppietta, in realtà sostanzialmente non ci sono utili, perché la nostra necessità è quella di fare un danno mirato, non è quello di fare una sventagliata, ok, in generale. Stesso discorso è per la regina del nostro presente. La regina del nostro presente che cos'è? La pistola. Se hai una pistola, sei un uomo. Nella realtà dei fatti, viene dimostrato che il 70% degli zombie che hanno subito dei colpi, diciamo, non efficaci o di striscio, e che poi evidentemente hanno mangiato l'aggressore, sono proprio portati a termine con la pistola, proprio perché la differenza ampia di calibri e la manovrabilità e la tendenza a sparare in maniera gangster, che oramai ci viene mostrato, insomma, anche riguardo ai film eccetera, porta le pistole a essere un'arma necessaria come arma di primaria da portare in giro per ogni occasione, ma non sicuramente l'arma migliore per abbattere gli zombie. Abbiamo quasi finito con le armi da fuoco e siamo arrivati sostanzialmente a quella che viene considerata spesso, per molti aspetti, l'arma da fuoco migliore, cioè una carabina, un fucile praticamente, e poi anche una pistola calibro 22 rimfire, per molti motivi. I colpi calibro 22 sono facilissimi a trovarsi, sono piccoli, estremamente trasportabili, se ne può portare una quantità pari a 5 o 6 volte rispetto agli altri calibri 45 purtroppo, piuttosto che il 40, piuttosto che anche addirittura il 38, e può essere, come già dimostrato,
Beh, è interscambiabile, tra l'altro, fra una carabina e una pistola, quindi potresti avere sostanzialmente le due armi che utilizzano lo stesso tipo di munizione in maniera efficace, anche se questo può avvenire anche con altri calibri, ma ne potete portare tante e soprattutto è stato dimostrato che sostanzialmente un colpo ben mirato all'interno dell'occhio di uno zombie può mettersi a rimbalzare proprio per le caratteristiche di minutezza del colpo all'interno del cranio e andare a spappolare praticamente il cervello dello zombie. Ovviamente la precisione necessaria è alta, ma ne fa un'ottima arma da difesa, proponendosi anche in forma di carabina semiautomatica e di pistola. Bisogna parlare degli accessori, ragazzi, silenziatore, mirino, ovviamente estremamente importanti. Gli esplosivi, il fuoco, le molotov, i lanciafiamme che ci fanno vedere anche i videogiochi, eccetera, a parte che un lanciafiamme dove diavolo andiamo a recuperarlo? A parte che eventualmente devono essere utilizzati con della benzina o del materiale comunque che serve per portare a termine l'utilizzo dei mezzi stessi o per costruirli. E in ogni caso ci servono semplicemente per fare della distruzione di sbarramento o per eliminare i corpi, mai per attaccare. È stato pensato, si è pensato anche alla possibilità di aggredire gli zombie con della nanoterapia, però in realtà è un elemento estremamente in questo momento indietro allo studio, anche se chi lo sa, Elon Musk che vuole ridare la possibilità di camminare alle persone che non camminano più con dei chip nel cervello potrebbe anche sviluppare della nanotecnologia, o chissà che molti dei cittadini attorno a noi non abbiano già della nanotecnologia nel sangue, che potrebbe essere anche nel caso in cui diventino zombie portatrice di spegnimento, okay, del virus che provoca appunto la rinascita, insomma la resurrezione. Il problema è che non si sa se quella nanotecnologia in realtà non sia in grado di portare direttamente la morte e la resurrezione. Quindi è molto, molto, insomma, pericoloso affidarsi a questo tipo di cose. La guerra nucleare o le radiazioni in generale non fanno nulla agli zombie, anzi li rendono più pericolosi ancora, fondamentalmente, perché diventano portatori anche di radiazioni. Le difese, ragazzi, arriviamo alla parte tecnica che riguarda le difese. Qua ce n'è di ogni, nel senso che potremmo parlare, per esempio, iniziando dagli elementi più pesanti e scomodi. Le osservazioni sulla comodità sono sempre quelle, oramai le abbiamo capite, no? Valgono per le armi e a maggior ragione varranno anche per le difese. La corazza a piastre, evidentemente, per una questione di pesantezza, di piaghe, di movimento e di traspirazione, evidentemente è una scelta inapplicabile. Qualcuno ci ha anche provato, ma evidentemente questa fornirebbe una difesa totale nei confronti del corpo e dei morsi, però evidentemente non è efficace per mille altri motivi, così come non lo è in realtà la cotta di maglia. Perché sebbene migliori la pesantezza, le piaghe al corpo, eccetera, migliori anche leggermente il movimento, non siamo nel Signore degli Anelli e la traspirazione è un nostro problema comunque, e oltretutto è anche attraversabile da una porzione di morsi violenti degli zombie in funzione del suo spessore. Quindi fondamentalmente questo è un discorso che vale per la cotta di maglia, così come per uno degli oggetti più in voga per la difesa, diciamo, in mare, ovvero la tuta antisqualo. Fatevi regalare una tuta antisqualo? Non lo so, anche no. Onestamente non è particolarmente pratica per la traspirazione e oltretutto può risultare anche meno resistente della cotta di maglia stessa ai morsi degli zombie, sicuramente non ai graffi o alle aggressioni. Per quanto concerne i giubbotti o le tute in Kevlar, questo può essere interessante sia in termini di giubbotti antiproiettile, ma questo ci riguarda semplicemente per ciò che è l'attacco degli umani, dei razziatori, insomma, ma può essere anche resistente ai morsi degli zombie, dipendentemente dalla tipologia di tuta. Ovviamente è più utile per gli sciacalli, però bisogna anche considerare che probabilmente in un mondo di morti viventi o in un mondo di morti viventi, di persone sveglie e di dormienti che stanno per diventare morti viventi, è più facile
che l'aggressore con un'arma da fuoco tenti di mirare direttamente la testa. Quindi o voi avete una copertura impossibile per il cranio in Kevlar, oppure evidentemente anche questo elemento, sebbene possa dare della sicurezza in certe situazioni, non deve essere considerato come un'assicurazione sulla vita. Ok? Assolutamente. È importante piuttosto ottenere dei comportamenti generalmente, come dire, utili tatticamente, quindi avere sempre indumenti attillati, stretti, così come non avere zone in cui si può essere aggrappati, ok? E contemporaneamente non dobbiamo tenere possibilmente, dobbiamo essere meno cappelloni possibili. Nel mio caso il problema non si pone, evidentemente, ma per tutti gli amici metallari e non solo, evidentemente quei capelli lunghi possono essere un problema, perché gli zombie vi possono tranquillamente acchiappare, e quindi attenzione, attenzione al modo in cui vi vestite e al modo in cui tenete i capelli. Bisogna arrivare adesso a una a quelle che sono le difese in casa. Ragazzi, facciamo degli esempi di difesa personale all'interno di un appartamento, di un condominio, qualche esempio di difesa in alcuni altri edifici particolari, e poi eventualmente quelle che sono le tecniche per andare a chiudere la puntata sulla ricostruzione eventuale di un mondo oramai conquistato da qualsiasi tipo di gregge, di dormienti o di non morti o di fanatici, insomma di persone, come abbiamo visto anche prima, no? Quei gruppi di persone che oramai hanno perso il senno, che possono diventare zombie. Prima cosa, riempite tutto ciò che avete in casa, le vasche, i lavandini, i secchi, eccetera, di acqua. Non sapremo mai quando le pompe, le forniture in generale di acqua verrà interrotta. Punto numero uno, ok? Modificazione degli accessi, delle scale, distruzione delle scale in legno qualora ci siano, barrica o utilizzare del materiale di qualsiasi genere, mattoni piuttosto che legno, per barricare le scale, che non siano evidentemente che non sia possibile distruggere. Questo sia per le case singole, per le case modello palafitta sull'acqua, che nei condomini in cui viviamo normalmente. E questo è uguale anche per le finestre. Una buona riduzione del rumore all'esterno ci aiuterà oltretutto a combattere anche quello che è una delle, come abbiamo detto prima, uno dei punti più importanti dell'aggressione degli zombie, che è un'aggressione di tipo psicologico. E questo ce l'abbiamo, insomma, sia con i dormienti al bar che con le persone, evidentemente con gli zombie che sono oramai resuscitati. Questa aggressione psicologica con versi, così come questa aggressione psicologica con le stronzate che ascoltiamo giorno per giorno, media o non media, diventa veramente terrificante. Per cui bisogna sviluppare sicuramente una capacità di allontanamento, ok, delle energie negative, di meditazione, di preparazione psicologica, ma eventualmente anche due bei tappi, ok, nelle orecchie, importante. Adesso vi faccio vedere due slide che vi ho preparato, perché sono molto importanti, ve le lascio un attimo da vedere, perché ci sono per esempio una dotazione per la difesa personale o in casa che riguarda le armi e quant'altro, che è molto interessante. Un rifornimento d'armi primario, come abbiamo detto, potrebbe essere una carabina di tipo M1, quindi una carabina a colpi contenuti, 500 colpi, oppure una carabina calibro 22, se preferite, o vedete un fucile calibro 22, 500 colpi, una pistola, che comunque non lasciamo indietro, calibro 45, 250 colpi, attenzione a silenziatori nel caso in cui servano, e anche mirino telescopico per fucile, visore notturno per fucile, i mirini laser anche per le pistole qualora riusciate a ottenerli, ma ovviamente più che la balestra, io direi, come abbiamo detto prima, per le varie motivazioni, una balestra a una mano. La spada, abbiamo detto, meglio corta, meglio media e corta, una katana soltanto se si è abili, un macete o un gladio con tirapugni sono decisamente interessanti, così come eventualmente dei coltelli, insomma lama liscio, dei coltelli, dei pugnali da trincea con tirapugni, e ovviamente anche un'accetta. Un rifornimento armi base, ok, per poter affrontare una difesa personale, una difesa di casa.
Un rifornimento invece risorse base prevede 3 litri al giorno di acqua sia per eventualmente lavarsi che per bere e mangiare, un filtro per l'acqua con i filtri di ricambio, un serbatoio di raccolta, acqua o teli di plastica o le lenzuola. È molto molto importante, interessante andare a stendere, se avete un tetto, delle lenzuola che vadano a impregnarsi dell'umidità notturna, qualora effettivamente ce ne sia abbastanza, e ultimamente praticamente siamo in zona tropicale anche qua a Milano da me, per cui nel momento in cui le lenzuola si vanno a impregnare d'acqua, poi voi potrete strizzarle e recuperare tutta quella che è la condensa notturna. Questo è un buon sistema, con le lenzuola insomma attaccate su 4 pali su un tetto o anche semplicemente su un balcone. Pastiglie di iodio per purificare, 3 scatolette al giorno di cibo in scatola almeno, attenzione non liofilizzato così non vi farà utilizzare acqua per recuperarne l'utilizzo, 2 fornelli elettrici portatili, un kit medio da campo con antibiotici, un generatore di corrente a pedali. Adesso, anzi, ve lo faccio vedere subito e poi ci torniamo. È facilmente recuperabile, acquistabile in rete e, per esempio, questo è un generatore a pedali da 100 watt che potrà essere utilizzato per tutte le risorse che consumano energia elettrica prima di utilizzare ogni altro generatore. Per esempio un generatore a benzina, che nel caso in cui ce l'abbiate può essere assolutamente utilizzato, in barba a tutte le stronzate del green, perché in questo caso ci sono gli zombie o falangi di rincoglioniti che ci stanno aggredendo. Quindi un generatore a motore con 75 litri di benzina è sicuramente da tenere, ma da utilizzare nelle condizioni più estreme. Una radio a onde corte ricaricabile, vedete, 2 torce elettriche, 2 lampade elettriche, 2 radio ricaricabili, poi lo leggete per bene, potete anche mettere in pausa, materiali di rinforzo per porte, finestre, eccetera, un kit di utensili completo, quindi martello, lime, eccetera, chiodi, calce, ipoclorito di sodio e candeggina utilissime per eliminare eventualmente gli zombie o qualsiasi tipo di aggressore vicino da portare lontano e soprattutto da, insomma, per andare a eliminare tutte le possibilità di contrarre qualsiasi tipo di malattia da quelli che sono i cadaveri fermi in vicinanza o in fosse. Un telescopio ad alta potenza con lenti di ricambio e kit di pulizia, molto importante, così come molto importanti i razzi di segnalazione, i bastoncini chimici luminosi, ve le ricordate, le tracking light, spezzi e vedi per magari anche 1 ora e mezza, 5 estintori, come vi ho scritto, 2 kit di tappi per le orecchie per la guerra psicologica che subirete, quelli li potete usare anche fin da subito, e ovviamente tutti i pezzi di ricambio e i manuali per tutto ciò che ho elencato. Come vi ho promesso all'inizio, questa sera era la serata giusta e il posto giusto per trovare quelle che sono anche degli elenchi e delle, insomma, delle liste di sopravvivenza vere e proprie. Per chiudere la nostra serata bisogna andare con dei consigli utili. Piantate un orto se possibile, piantumate i tetti eventualmente. Utilizzare sempre il generatore a pedali prima di ogni altro generatore. Creare un recinto di sicurezza per difendere la vostra casa o il vostro condominio, doppio se possibile, e sorvegliatelo a turni se siete in gruppo. Tutte le operazioni visibili o che producono calore, eccetera, devono essere svolte in zone come le cantine, piuttosto che i box, eccetera, ma non utilizzate mai la cantina, come insegna Romero, per andare a chiudervi dentro, perché non esiste via d'uscita, è il posto peggiore possibile. Eliminare tutti gli zombie che avete fatto fuori, sempre, ma soprattutto, attenzione, mantenetevi in forma, leggete, studiate, imparate tutto ciò che è necessario alla sopravvivenza e non trascurate tutti quelli che sono gli svaghi, perché è evidente che la condizione di aggressione psicologica che state subendo è estremamente importante. Quali sono altri posti plausibili da difendere? Dovete vedere se esista un muro di cinta,
quanti ingressi ci sono, se ci sono posizioni di difesa secondaria come i tetti, per esempio, se la chiusura è sicura, se ci sono vie di fuga alternative, come entrano ed escono gli approvvigionamenti, se esiste una fonte di acqua corrente o se è possibile ricavarla, una sorgiva, per esempio, qualsiasi condizione di questo genere. È possibile impiantare dei mezzi di comunicazione e soprattutto dovete capire per quanto tempo rimanere lì, anche perché dovete valutare quella che è la necessità di impiantare delle coltivazioni, ok, per sopravvivere. Andiamo a vedere, per esempio, le scuole, ragazzi, per farla breve, non sono, sono talmente tanto diversificate che a causa degli accessi deboli non manifestano una grande capacità di difesa. L'ospedale, anche se normalmente no, perché oramai l'ospedale neanche oggi è un posto effettivamente di grande, efficienza sanitaria e in cui potete sentirvi sicuri, almeno non lo so voi, ma sicuramente durante un'epidemia dei non morti questo no, non lo è decisamente in questo momento con la gente camuffata, con bendata con la museruola dei cani, quindi figuratevi effettivamente con i non morti. Le stazioni di polizia, ragazzi, sono più pericolose a causa degli umani beceri o dei dormienti che potrebbero già averle prese sotto controllo nonostante la quantità di armi che potrebbero contenere. Quindi attenzione, poi in Italia non è così vero che contengano tutte queste armi come effettivamente avviene negli Stati Uniti. Dimenticatevi negozi, supermercati e centri commerciali. Lo so che siamo abituati a pensare che la gente sia spinta lì perché sempre lì vanno in una maniera o nell'altra, ma non vanno molto bene, saranno anche pieni di roba, ok, di materiale, però spesso è materiale deperibile e in ogni caso anche non lo fosse sono indifendibili, soprattutto nelle dimensioni più grandi, e non hanno in realtà degli accessi estremamente sicuri. Ok, dobbiamo sempre considerare i gruppi di zombie che sfondano. Le banche, men che meno, ragazzi, è tutto automatizzato, ok? Tutto tecnologizzato. Le banche sono fatte per quelli che pagano il caffè un euro, ok? Col bancomat, quindi quei rimbambiti che non hanno ancora capito questa cosa. Quindi le banche no. Sicuramente le banchine, i moli, ok? Se si riesce a tranciare un pezzo di accesso verso la terraferma, possono essere importanti soprattutto se palafittati in alto, perché non dimenticate che gli zombie possono assolutamente essere trasportati dalla corrente, per esempio, se sono gonfi, o sopravvivere sott'acqua, perché non respirano. Quindi attenzione agli accessi. Contrariamente a quello che si pensa e come mi ha fatto notare Antonietta qualche sera fa, grazie mille Antonietta, perché mi ha detto i cimiteri sono ottimali, i cimiteri sono un posto di riposo eccezionale sia per ricostruire che per temporeggiare, spesso hanno alti muri di cinta eccetera, sono assolutamente ottimali, non sono purtroppo ottimali per la ricostruzione, nel senso che per la ricostruzione è importante trovare per esempio dei posti come le prigioni o i complessi militari, anche se i complessi militari dobbiamo riferirci a quella che è la situazione delle stazioni di polizia, ma è importante perché la prigione, così come fatta in maniera efficace per tenere la gente dentro, soprattutto quelle con le mura in cemento, insomma, forti, non necessariamente le nuove prigioni con con i recinti elettrificati che poi non potreste sostenere perché elettricità fissa non ce n'è, ma meglio ancora se, come spesso accade, sono fornite di un'ampia biblioteca per informarsi appunto su tutto quello che è il materiale di sopravvivenza, ma anche per leggere e svagarsi, ok? E riuscire a tenersi sani di meno. Se siete in fuga e all'attacco, mantenersi in forma, essere pochi e selezionati anche psicologicamente sono cose estremamente importanti. Mantenersi invisibili, assolutamente ascoltare sempre prima di agire, sempre. Usare poco le armi da fuoco in generale, ascoltare anche gli animali, scusate un'aggiunta, perché gli animali si zittiscono quando parlano i deficienti e quando fanno i versi gli zombies, quindi vi daranno assolutamente idea di quello che è l'intorno, ok? Dormire a turni ed evitare in generale le aree urbane, questo ci introduce poi all'ultima parte che sarà quella delle zone, ok?
relative, insomma, agli ambienti che possiamo affrontare. Ovviamente anche avere degli oggetti in più, tipo i piedi di porco, le trance, oggetti per collegamenti elettrici di fortuna, saranno molto utili nell'affrontare la ricerca all'interno delle zone relative alla ricerca di risorse, insomma. Usare esche per distrazione magari non è molto politicamente corretto, ma siccome sono io me ne frego. Effettivamente all'interno delle gabbie qualche animale che possa attirare gli zombies può essere effettivamente utile per segnalare la posizione degli zombie stessi e la quantità. Queste sono sicuramente regole estremamente importanti. State attenti anche ai luoghi lacustri, in generale ai bacini acquatici, perché come abbiamo detto, se sono collegati alla terraferma o alle isole dove vorreste stabilirvi o comunque fuggire, attenzione perché gli zombie possono effettivamente passare sott'acqua se non galleggiare, perché non respirano, evidentemente. I mezzi di trasporto, ragazzi, in generale si riduce a un attimo, perché, e andiamo poi subito ai tipi di ambiente, perché tutti i mezzi di trasporto sostanzialmente sono fallaci, tranne eventualmente una motocicletta che è estremamente maneggevole, quindi praticamente non ci sono alternative ai piedi. Per i lunghi trasporti può essere diciamo utile l'elicottero, così come la motocicletta per i brevi trasporti o anche per i trasporti difficoltosi in aree urbane, però evidentemente tutte e due le cose prevedono l'utilizzo della benzina, quindi state molto attenti prima di decidere di utilizzare del materiale simile. Per quanto riguarda la chiusura della nostra puntata, ovvero i tipi di ambiente, attenzione, cambia molto in funzione del fatto che siate in fuga, in attacco, in ricostruzione, però è importante avere questo tipo di conoscenza. Le foreste temperate sono ottimali, attutiscono i rumori in generale, limitano il movimento degli zombie in branco, ok? Forniscono un feedback animale, come abbiamo detto, ma limitano le segnalazioni in alto. Ok, se dovesse sentire qualcuno che passa, quindi sono sicuramente un ottimo elemento, un ottimo ambiente. La giungla è similare, ma purtroppo è molto più piena di animali pericolosi e soprattutto l'umidità molesta è faticosa e soprattutto favorisce la proliferazione batterica nel caso di ferite, quindi attenzione. La pianura è forse uno degli ambienti più pericolosi insieme a quello urbano, perché sareste visti dagli zombie molto più facilmente di quanto probabilmente li vediate voi, e anche sentiti, ok, col naso. Quindi attenzione a quella che è la pianura, anche se mostra la possibilità di isolate strutture che è facile, come dire, perlustrare, ok, cascine, eccetera. I campi con le erbe alte sono pericolosissimi, nel senso che sarebbe utile possono essere utili a nascondervi, ma possono anche nascondere degli zombie, quindi attenzione effettivamente a quelli che sono i campi con le erbe alte. Le colline offrono una visibilità limitata in generale, quindi è utile a stare nascosti, ma soprattutto nelle valli, ed eventualmente salire per quelle poche vette che ci sono per dare un'occhiata intorno, ma non sono il massimo della vita. Le paludi sono zone negative in tutti i sensi, evidentemente. Possono nascondere soprattutto zombie semisommersi o sommersi appena sotto il pelo dell'acqua, quindi da evitare in tutti i casi, a meno che non siate costretti. Per quanto la densità di animali che possono segnalarvi, darvi questo feedback animale, è molto evidente, quindi può essere utile. Forse l'ambiente più utile, indipendentemente dal fatto che si sia in fuga, in attacco, in ricostruzione, è la tundra, perché sia le lunghe notti che congelano e i lunghi giorni che permettono una caccia più facile, perché l'olfatto, per esempio, degli zombie è fortemente ridotto, è forse uno dei posti più, degli ambienti più interessanti. Attenzione però al freddo e alla variabilità di giorno e notte, che rischia di favorire un sonno profondo, ok? Quindi attenzione a non finire praticamente come delle costolette di maiale, visto che siamo più o meno simili. Teoricamente le zone artiche e desertiche sono
per condizioni opposte praticamente di temperatura sono il posto peggiore in termini di conservazione degli zombie, perché sia nel deserto che nelle regioni artiche gli zombie praticamente sono in grado di perseverare, soprattutto in termini di ricostruzione, per anni e anni e anni e anni. Oltretutto, in generale, il fatto che sia estremamente secco vi costringe a un utilizzo di acqua eccezionale, quindi va da sé che le regioni artiche e desertiche, così come sono proibitive normalmente, lo sono anche in zone del genere. Le aree urbane, beh, forse sono comunque fra le peggiori per quanto siano ricche di risorse. Non bisogna assolutamente mai utilizzare mezzi a quattro ruote, anche se già abbiamo detto qual è l'osservazione sui mezzi. Rimanere sempre in superficie e alla luce, stare molto attenti al fuoco amico, sia dei dormienti che delle persone insomma, che vorrebbero difendersi, evitare quindi il buio, bussare sempre alle porte prima di cercare di entrare, piccola accortezza importante per gli zombie, e sentire che cosa c'è dentro. Se possibile, conoscere ampiamente la zona, utilizzare una guida nel caso in cui la conosciate, disciplinare i propri movimenti se siete in gruppo. Utilizzare le autostrade che vi permettono una larga visuale su quello che c'è intorno, effettivamente stabilire delle basi d'appoggio e fare dei raid veloci, ok? E usare sempre il fuoco con prudenza, perché è probabile che nelle aree urbane ci sia una quantità di zombie esagerati, un singolo colpo di pistola probabilmente potrebbe attirarvene addosso un centinaio. Le isole sono utili, molto utili, soprattutto per la ricostruzione, ma ovviamente sono pericolose per le questioni relative agli zombie acquatici, quindi attenzione a questo. Vivere in mare, ragazzi, prevede delle conoscenze e una efficacia della vostra, diciamo, sapienza marinaresca, che o ce l'avete e l'avete effettivamente portata avanti negli anni, oppure fra zombie affioranti, la difficoltà di navigazione, l'acqua, il cibo teoricamente illimitato, ma una necessità effettivamente di quantità d'acqua ugualmente illimitata, attenzione, che sono veramente molto pericolose. Oltretutto le insolazioni, le tempeste, insomma, tutte quelle che sono le difficoltà di una vita in mare in generale. In ogni modo, quando volete mantenere un posto oppure andare ad aggredirlo, le strategie di attiro distruggi, quindi in un punto fisso attirare gli zombie e poi spararli, in questo caso anche con le armi pesanti, piuttosto che la barricata, piuttosto che la torre, che vi dà anche il vantaggio di essere in alto, o addirittura la torre mobile in forma medievale, sempre con questo, da questo punto di vista, o un ampio utilizzo del sistema delle gabbie con animali all'interno che possano attirare gli zombie in un punto come esca, senza che agli animali venga fatto del male, ma nella realtà dei fatti voi abbiate tanti zombie in modo da poter liberare una zona, sono tutte zone estremamente, sono tutte strategie, diciamo, di eliminazione importanti. Nella tira e distruggi, nella barricata, potreste anche poi, oltre un certo limite, utilizzare quelle poche armi che abbiamo detto non sono assolutamente utili, come il fuoco e gli esplosivi, ma che potrebbero essere utili per eliminare, fare, diciamo, terra bruciata di tutto ciò che avete già distrutto. E se vincono i morti alla fine? Beh, funziona come nella vita, ragazzi. Se siamo nel mondo dei morti viventi, siamo nel mondo della gente che fa la fila fuori dalla farmacia perché dentro non si può stare in più di due persone e ti insultano se tu cerchi di superarli. Cioè, l'idiozia del morto vivente è più o meno l'idiozia del dormiente medio. Quindi, formare un buon gruppo selezionato, che probabilmente verrà da sé anche spiritualmente, studiare, distaccarsi dai beni di lusso, fondamentale, stare sempre sul chi vive e, se possibile, andare fuori dai coglioni, andarsene ai confini della terra, conoscere bene il posto, valutare quelle che sono le vie di accesso, eventualmente anche via mare, e creare e pianificare in anticipo, molto in anticipo, una fuga con il sostentamento possibile da un mondo che potrebbe sempre più probabilmente prendere la forma di un mondo, insomma, che anche un solo raffreddore potrebbe creare in un mondo di imbecilli che ti danno contro e che ti danno dell'antisociale, ok?
Questa sera, per il manuale di sopravvivenza agli zombie, io credo di avervi fornito, anche con un pochettino di satire e di risate, veramente un compendio importante. Credo che e spero che possa esservi utile in realtà con testa per molte altre emergenze rispetto a quella che è un'emergenza goliardica come quella che abbiamo trattato, che è l'emergenza dei morti viventi, perché anche le liste che vi ho fatto e anche la rappresentazione di quelli che sono ambienti o comunque strategie o comunque situazioni, insomma, di strade per esempio piene di macchine, eccetera, il non utilizzo di mezzi di trasporto di un certo tipo, eccetera, molte delle cose dette sono applicabili a, ripeto, anche a un mondo che in cui gli zombie non sono morti viventi, ma sono vivi che in realtà sono già morti. Ci siamo capiti? Io spero che la puntata di questa sera vi sia piaciuta. Mettete un like e seguite il canale se è così. E ci vediamo martedì prossimo per la nuova puntata di Cinepatia sul cinema, che probabilmente vedrà come personaggio principale Jim Carrey. E poi faremo un altro sondaggio. E probabilmente nel weekend c'è la possibilità che io vada a fare un reload, quindi un ricarico di una delle puntate della prima stagione della botteguccia dei sigilli. Vi ringrazio per essere stati con me, grazie mille dal Teo Crack Apart e ci vediamo per un reload oppure direttamente martedì per Cinepatia. Ciao ciao!